Good evening, everybody. Buonasera a tutti. So, by the grace of God, working through our Sadhguru's Savan Kripal Ajaib, we have a chance to have another satsang. Buonasera a tutti, per grazia di Dio operante attraverso i nostri maestri Savan Kripal Ajaib, abbiamo l'opportunità di avere un altro satsang. When I say we have an opportunity, I could also say we have a great opportunity, because if you love the satsang, then it means we really appreciate it. It's an opportunity, it's a chance to tune in with Sadhguru power, divine power. It's a chance to uplift our consciousness, if not much, at least a little bit. Quando dico un'opportunità, intendo che per coloro che amano ascoltare il satsang, è veramente un'opportunità. È un dono, una grazia. And we should be grateful for it. Because it's dovremmo essere grati per questo. Perché è un'opportunità per collegarsi col potere del Sadhguru, in una certa misura, di innalzare la nostra coscienza, se non tanto, perlomeno un po'. This is the way everything works with us humans. In anything we do, there are people who are special, very special in what they do. There are people who are not so special, average. And there are people who are not good at all. Questo è un po' il modo in cui va con noi esseri umani. E in tutto ciò che facciamo ci sono persone che possono essere eccellenti. Sono persone che possono essere buone in quel campo. Sono persone che possono essere, diciamo, comuni, niente di speciale. Ci sono persone che non ci riescono per niente. So we can't accuse anybody for this. It's where we stand, it's what we are. E per questo non possiamo accusare nessuno. È il nostro livello, è dove siamo, è ciò che riusciamo a fare. Also in schools, students, there are bright students, average students, students who don't like studying at all. Anche a scuola ci sono studenti eccellenti, studenti così, diciamo, abbastanza bravi, studenti ordinari e studenti a cui non va per niente di studiare. Nowadays, we find it important that everybody studies, goes to high school, to university. Parents mind so much that their children go to high school, university. But for those who are not inclined about studying, what's the use of it? Better they learn a job and do something.
Oggigiorno tutti i genitori vogliono che i loro figli studino e vadano alle superiori per l'università. Ma quando a uno non piace studiare, è inutile farlo studiare. Meglio che impari un mestiere. So, also on the spiritual path, we can do many things. Spiritual path is also school, which we can call the school of spirituality, where we come to learn how this our side of our being works, the spiritual side. Anche nella, diciamo, nella via dei maestri, è una scuola. È una sc la scuola della spiritualità. E in questa scuola della spiritualità noi possiamo fare varie cose. È importante capire quello che possiamo fare, perché è attraverso quell'aspetto particolare, quel lato particolare del nostro fare che possiamo essere efficaci, possiamo essere d'aiuto, possiamo crescere. So it's very also in the school of spirituality, it's very important to understand what's our possibility, what's our competence, what we are more inclined to do. There are many things which we can do on the path of the masters, in the school of spirituality. But it's very important you understand what's our possibility, what's our inclination. So here in the school of spirituality, we can be very meditative. These are very few, I must say. Very good meditators, you find very few. Così anche nella scuola della spiritualità. Si può cominciare, diciamo, dall'essere buoni meditatori, ottimi meditatori. Purtroppo di questi se ne trovano pochissimi. So, if you find that for us meditation is very difficult, it doesn't mean that we have to stop doing it, we have to understand that we are not very good at it. So we practice. We keep trying to improve, but we understand that maybe there are other aspects of the path which are more fit for us, more appropriate. Quindi, se non siamo ottimi alla meditazione, se non ci risulta facile, se non accade spontaneamente, e per noi è una gran fatica, questo non vuol dire che non dovremmo farla. Dobbiamo continuare a farla perché solo facendola impariamo a farla. Ma dobbiamo capire in quale campo, in quale aspetto della pratica possiamo riuscire meglio. So on the path we have meditation on the light and on meditation on the sound. There are some people who are more inclined towards meditating on the light, doing Simran and trying to open the third eye. And there are people who find it easier to meditate on the listening of the sound and let that relax and tune in with the sound. Quindi anche qui nella Via dei Maestri abbiamo due pratiche principali da fare, quella della ripetizione del Simran per cercare di manifestare la luce aprendo il terzo occhio e quella dell'ascolto del suono. Alcuni sono più facilmente inclini verso la ripetizione del Simran, la focalizzazione e l'apertura del terzo occhio, mentre altri riescono meglio ad ascoltare il suono, gli è più facile. Di conseguenza dovremmo praticare di più quella tecnica che ci risulta più facile. Consequently, we should practice more, we should dedicate more time to that practice which easier for us, which fits more with us. Besides this, we have the bhajan singing. That's also another form of meditation. I would say it's a very easy form of meditation. It's a very easy way to tune in with the
devotional side of the practice. L'altra pratica molto importante che noi facciamo è il canto di Bhajan. Questa è un'altra forma di meditazione, che non è meno efficace, meno importante. Per cui se a uno gli risulta facile cantare Bhajan, allora va bene cantare Bhajan, per lo più cantare Bhajan. Uno si siede, canta 3, 4, 5 Bhajan, poi cerca di meditare per un certo periodo finché ce la fa, e poi comincia la sua giornata. So one tries to sit, sing as many bhajans as one can, and trying to become very good at it, very professional, not always average. Try to learn them by heart. Very important. For a bhajan singer, it's very important to learn the songs by heart. So you sing 3, 4, 5 bhajans, as many as you like. Then you focus, you try to gather your attention and try to go within as much as you can. Quindi per coloro che, a cui piace cantare Bhajan, è importante impararli a memoria. Un buon cantore di Bhajan deve saperli a memoria, non deve continuare a leggere da questo libro. Vedo persone che sono su questa via da 30, 40 anni, 20, 30, 40 anni, che ancora continuano a leggere i Bhajan dai libri. Questo vuol dire che non ci siamo veramente impegnati. I see people who are on this path for 20, 30, 40 years. They keep singing the Bhajans by reading from the book. This is kind of disappointing. After so many years, didn't you learn a number of bhajans by heart? So, let's see what we want to do. Let's see how we want to succeed in anything. Quindi vediamo un po' che vogliamo fare qui. Vediamo un po' se vogliamo riuscire in qualcosa. Do we want to be always average about everything? Or we want to be special about something? Vogliamo essere sempre ordinari, comuni, riguardo a tutto, o vogliamo diventare speciali riguardo a qualcosa? Then there is also the seva aspect of the path, of the practice. That's also, that can also be a meditation form. Let's see, at least a concentration form, a way of giving oneself selfless service with no self-interest, just for the cause of giving something to others, giving something to our master, paying homage and serving, and also people. That's a very important practice also. L'altro aspetto della pratica è il seva, il servizio disinteressato. Questo è molto importante pure. È una pratica molto importante, disinteressato, senza interesse personale. È un modo di andare oltre il mio, io e mio, ed espandersi, servire la causa del maestro o servire chiunque, in qualsiasi modo possibile. So selfless service is a very important aspect of the path. Master Kripal used to say, when you give, you broaden yourself. When you take, you narrow yourself. You squeeze yourself in your ego. Quindi servizio disinteressato, un altro aspetto importante della pratica. Il Maestro Kripal diceva, quando date vi espandete, quando prendete vi contraete. So let's expand ourselves. Let's become broad beings. Quindi cerchiamo di espanderci, cerchiamo di diventare esseri ampi, espansi.
We have an individual consciousness. Again, Master Kripalu used to say we are drops of consciousness from the ocean of all consciousness. Il Maestro Kripalu diceva siamo gocce di coscienza che vengono dall'oceano della coscienza universale. So what is reality? What is this all creation, this manifestation, this universe, or the many universes? Quindi cos'è la realtà? Cos'è questa creazione? Cos'è questo universo, i tanti universi che possono esistere? Fondamentalmente è coscienza. There are many forces at work in creation, but all of these is included in the main element, which is consciousness. Ci sono tante forze all'opera nella creazione, nell'universo, nel cosmo. Ma l'elemento più importante di tutto questo è la coscienza. That's where scientists do not come to terms with. They study all the forces. Space, time, gravity, this and that. But the main thing is consciousness. This universe is not just matter, or is not just energy. It's consciousness, mainly. All of this is conscious. Gli scienziati studiano tutte queste forze all'opera nella creazione, nell'universo. Il tempo, lo spazio, la gravità, questo e quest'altro. L'energia, tutte le sue varie forme. Ma di sopra di tutto esiste la coscienza. Tutto questo senza la coscienza non ha senso. All of this without consciousness has no sense. So is this universe just energy, matter, whatever you want to call it? First we see it as matter, but then we find out it's energy mainly. But above this, it's consciousness. Quindi questo universo è cosa? Materia? Poi possiamo convincerci che è tutta energia, ma al di là di questo che cos'è? È coscienza, innanzitutto è coscienza. Now there is so much talking about artificial intelligence. You can create artificial intelligence and develop it, but you can never create consciousness. Ora si parla tanto di intelligenza artificiale. Si può sviluppare tanta intelligenza artificiale, la si può migliorare nel tempo, ma la coscienza non la si potrà mai creare. Artificialmente no. Artificially, we can never create consciousness. All the manifested forms, or the living forms, they develop several degrees of consciousness. And the human beings are the most conscious beings in the whole creation. Tutte le varie forme di vita manifestano certi gradi di coscienza. È nell'essere umano che si sviluppa completamente la coscienza. But then also in the human beings there are several degrees of consciousness according to our evolution. Ma poi anche nell'essere umano ci sono vari livelli di coscienza secondo la nostra evoluzione spirituale. So this is the field in which we have to, we spiritual people, we seekers of truth, this is the field in which we have to be active.
Quindi noi ricercatori della verità, è in questo campo, nel campo della coscienza, che dobbiamo impegnarci. We have to try to become more and more conscious. The more and more conscious we become, the more and more aware of everything we become. Più diventiamo coscienti, più espandiamo la nostra coscienza, più diventiamo consapevoli di ogni dettaglio della vita. Coscienza e consapevolezza. Consciousness and awareness. So we come on the spiritual path to overcome many of our problems. We all have problems of one kind or another. And those who may say, I have no problems, is because they are not aware of the many problems they have. They haven't even started to become aware of how many problems they have. Quindi noi ricercatori della verità siamo sulla via per migliorare noi stessi, per liberarci dei nostri problemi. Se qualcuno osa dire io non ho problemi, allora questa persona non ha incominciato nemmeno a rendersi conto di quanti problemi ha. Se cominciasse a rendersene conto, allora lì potrebbe cominciare il suo cammino evolutivo. If a person begins to become aware of how many problems he or she has, then there may begin the evolutionary process, a way for improving oneself, un modo per migliorare se stessi. So, we human beings have so many problems. We are anxious. We are fearful. We are lusty. We are angryful. We are greedy. We become attached to everything. And we are full of ego, unfortunately. Quindi noi esseri umani siamo pieni di ansietà, siamo pieni di paure, di angosce. Siamo lussuriosi, iracondi. Siamo avidi, morbosamente attaccati a tutto e pieni di ego molto spesso. So it is in this field that we have to busy ourselves, we have to work to improve ourselves. Quindi è in questo campo che dobbiamo impegnarci per migliorare noi stessi, per migliorare la qualità della nostra persona. Therefore, in this satsang, I've chosen a song which talks about this, about the benefit we get by coming in touch with the Master and how much improvement we make in this field as far as the human formation is concerned. Quindi per questo satsang ho scelto un canto che parla un po' di questo. Il campo in cui dobbiamo migliorare noi stessi. E di quanto beneficio traiamo associandoci al Maestro, a stare con Lui, passare tempo con Lui, meditare con Lui, fare la pratica spirituale che nella via dobbiamo fare.
dovremmo fare. Therefore, try to listen, please, with all of your attention. It's a very popular bhajan, this. Saz, saz, simro, gobind. Manantari, ki, tre, chint. Per cui, ascoltate con tutta la vostra attenzione, questo è un canto molto popolare tra i satsanghi. Saz, saz, simro, gobind, di Guru Arjan. Quindi ascoltate con tutta la vostra attenzione. Saz saz simro gobind mane antara ki yutre chintu saz saz simro gobind mane antara ki tere chint pure guru ka sune updes pure guru ka sune updes parabrahmani kate karpek parabrahmani Kate karpek saz saz simro gobind mane antara ki tere chint saz saz simro gobind mane antara ki tere chint apenit tiagotarang apenit tiagotarang sante janaki dure manem mang sante janaki dure manem mang saz saz simro gobind mane antara ki tere chint ape chor benti karo ape chor benti karo sade sange agan sagare taro sade sange agan sagare taro saz saz simro gobind mane antara ki tere chint ardan ke bare leo bandare ardan ke bare leo bandare nanak guru pure namaskar nanak guru pure namaskar saz saz simro gobind mane antara ki tere chint saz saz simro gobind mane antara ki tere chint.
ant manne antaraki tere chint. Remember God with every your breath, so that the worries of your mind may go away. Listen to the teachings of the perfect Guru and see God is near to you. Give up the bad desires and the waves of the mind. Oh mind, long for the dust of the saints. Giving up egoism, make the request for liberation and cross the ocean of fire in the company of the holy man. Collect the world of God and feel yourself. Nanak bows down to the perfect living Guru. Ricordate Dio con ogni vostro respiro affinché le ansietà della vostra mente svaniscano. Ascolta gli insegnamenti del Maestro Perfetto e cerca di vedere Dio prossimo a te. Abbandonando i desideri negativi della mente, chiedi la liberazione. O mente, brama la polvere dei santi. Abbandonando l'egoismo, chiedi la liberazione. E attraverso l'oceano di fuoco nella compagnia dell'uomo santo. Accumula la ricchezza del nome di Dio e colmati. Nanak si inchina al perfetto maestro vivente. So on one side we have the mind. It keeps wandering everywhere. And mostly wanders in negative thoughts. Thoughts of worry, of fear, anguish. On the other side we have Simran, the repetition of the holy names of God. If we go towards the negative thoughts, thoughts of worry, thoughts of fear, anguish, then that's what we become. If you go towards the holy repetition of Simran, then that's what we become. Quindi abbiamo da un lato la mente con i suoi pensieri, angosce, ansietà, preoccupazioni, paure. E dall'altro lato abbiamo la possibilità di ripetere il Simran, o i santi nomi di Dio. Se andiamo verso la mente e i suoi pensieri, è questo che diventiamo. Persone piene di ansietà, di paura, di preoccupazioni, di angosce, di ogni mal di Dio, direi. Mentre se andiamo verso la ripetizione del Simran, allora ci avviciniamo a Dio, nel senso che ci avviciniamo al lato positivo di noi stessi, a ciò che crea benessere, armonia dentro di noi. So if you follow the mind, we become full of all these bad qualities.
all those factors that make us suffer. If we take control over the mind and we move towards repetition of the holy names of God, then that's where we go. We go towards well-being, harmony, blissfulness, and eventually ecstasy. Quindi se andiamo verso la ripetizione dei nomi di Dio, allora ci muoviamo verso uno stato, uno spazio pieno di pace, di serenità, che poi può diventare beatitudine e infine diventerà estasi, ebbrezza divina, divine intoxication. This is what we want. This is what makes our life wonderful. Questo è ciò che vogliamo, questo è ciò che rende la nostra vita speciale, meravigliosa. So here Gobind Singh says, Guru Arjan says, remember God with all of your being. That means with every breath. Continuously. So that the anxieties of your mind may go away. Ed è per questo che qui Guru Arjan Dev dice: ricordate Dio con ogni vostro respiro, affinché le ansietà della vostra mente possano svanire, lasciarvi. When you find yourself in troubles, what you do? When you face a situation which causes worry, anxiety, fear inside of you, what you do? You just keep feeding this, or you fight it by repeating very concentratedly the Holy Simran. Quando vi trovate in una situazione in cui vi siete sconvolti in qualche modo, per cui diventate pieni di ansietà, di preoccupazione, di paura, che cosa dovete fare? Per acquietare quest'onda emotiva in voi, ripetete il Simran. Qualche profondo respiro e ripetiamo il Simran. In questo modo ci calmiamo. Mentre invece se seguiamo questa ansietà, queste preoccupazioni e paure, diventeranno sempre più forti. So if you take a few deep breaths and then we keep repeating the Simran, we step out of this wave of anguish which invades us, and we find our peace again. But if we don't do this, we just swim into this current of anguish, anxiety, fear, worry. So we have to take control over ourselves. We can't afford to let our mind go wherever it wants, because then we suffer. Quindi dobbiamo acquisire controllo, cosciente controllo sulla nostra mente, sulle onde pensiero, e dirigerla laddove troviamo benessere. So whenever you're in troubles of some kind, just be the Simran, keep repeating the Simran. Sing a bhajan. That's another very good way of getting rid right away of all this nonsense. Quindi quando vi trovate in problemi di qualche tipo, che dovete fare? Ripetete il Simran e se potete cantate un bhajan. Questo è un altro ottimo modo per liberarsi da quest'onda di malessere che ci può invadere in certe situazioni. Listen to the teachings of the perfect guru and find out that God is near to you.
develop this nearness to God, this proximity to God. Poi dice, ascoltate gli insegnamenti del Maestro Perfetto e cercate di sentire a voi vicino questo Dio. Questa bontà divina. So these are the teachings of the Perfect Master, which is what I'm just talking about. Don't follow these waves of the mind when you find yourself in a difficult situation. Just apply the Simran. Sing a bhajan. Sing two. Get out of it. Quindi, quali sono gli insegnamenti del Maestro? Quello di cui sto già parlando. Quando vi trovate in una situazione che genera ansia, paura, preoccupazione, cantate un po' di bhajan. Ripetete il Simran. In questo modo ve ne liberate e starete bene di nuovo, sarete tranquilli. If you continue doing this, then we don't give any space for any worry, no matter what happens. We will come to a point in which we don't care at all what happens. Nothing can touch us. Invulnerable. Quindi, se continuiamo a praticare questo, poi arriviamo al punto in cui non ci tocca più niente, non importa che accada, saremo sempre tranquilli. Even if we find somebody, I mean, if we find ourselves in a situation in which somebody just ready to shoot at us and kill us, we will just smile, because we know that eventually this body, one way or another, has to die. So, what does it matter? We know where we are going. We are going in the lap of God, so who cares? Quindi dovremmo arrivare a un punto che se anche ci trovassimo in una situazione in cui qualcuno ci punta un fucile, una pistola e ci spara, noi sorridiamo, perché ma che importa alla fine? Prima o poi dobbiamo comunque morire. E comunque sappiamo dove andremo quando moriremo. Per cui, niente di cui preoccuparsi. We should develop the no worry attitude towards everything. Dovremmo sviluppare l'attitudine di non preoccuparsi mai. Non importa quale sia la circostanza, la situazione. Master Kripal used to say, two things kill a man. No, three things kill a man. Worry, hurry, and undigested food. Il maestro Kripal diceva, tre cose uccidono l'uomo. Preoccuparsi, avere sempre furia, cibo non digerito. So let's move in this direction. Let's follow the teachings of the Master so that we may come close to God. And for God we mean the supreme goodness, the supreme well-being, supreme peace, supreme joy. Quindi seguiamo gli insegnamenti del Maestro, cerchiamo di applicare queste cose nella nostra vita in modo da poterci sentire vicini a Dio, vale a dire a questo gran benessere, grande pace, tranquillità, serenità, beatitudine. Give up the bad desires and the ways of the mind. O mind, long for the dust of the saints. Abbandona i desideri negativi e le onde della mente. O mente, anela la polvere dei santi. What is the dust of the saints? Not surely the dust of their shoes, or the dust they move when they walk.
it's the light of God. The dust of the saints is the light which wraps them, which is all around them. Che cos'è questa polvere dei santi? Non è di certo la polvere che è attaccata alle loro scarpe o la polvere che possono sollevare quando camminano. No, in questa via, per polvere dei santi si intende questa luce che li avvolge, la luce divina che avvolge i maestri. È questa che dobbiamo desiderare, volere, richiedere. So this is the dust that we have to yearn for, ask for, want by any means. So give up the bad desires and the waves of the mind. Control your mind. Please, let's do it. Let's try. At least let's try. Quindi abbandonate i desideri negativi e le onde della mente. È questo che dobbiamo e vogliamo fare. Quindi sforziamoci in questa direzione. Cerchiamo di riuscire. Anche se non diventeremo eccellenti, perlomeno miglioreremo. Even if we don't become excellent in this, at least we will improve. We do better. By and by we will improve. Definitely we will. Moreover, when we don't succeed, what we do? We pray. We pray to our Sadguru, please let me succeed. Please get away from me all this garbage. Let me be fine. Let me succeed. Poi se non riusciamo, che dobbiamo fare? Dobbiamo pregare. Questo nostro Dio, oh, ti prego, liberami da tutta questa spazzatura. Fammi riuscire, fammi trovare la mia pace. Fa che io trovi la mia pace. E se continuiamo a chiederlo, prima o poi ci sarà dato, di certo. So if we keep asking for it, keep praying for it, by any means it will be given to us. Let's always be optimist, always self-assured that we will succeed. Cerchiamo di essere ottimisti, sempre certi che ce la faremo. Giving up egoism made the request for liberation and crossed the ocean of fire in the company of the sadhu, of the holy man. Quindi abbandonando l'egoismo, poi dice, fate la richiesta per la liberazione e attraversate l'oceano di fuoco nella compagnia del sadhu. Sanji used to say, egoism spoils everything. You may do any good thing you want, but if you put that ingredient, then you spoil everything. Sanji diceva, l'egoismo è una delle cose peggiori. Voi potete fare qualsiasi cosa di buono, ma se poi ci mettete questo elemento, l'egoismo, allora è come sciupare tutto. Si sciupa tutto. Used to say it's like preparing a good dish, very flavory, very tasty, and then spread ash on it or dirt. That's egoism. Diceva Sanji, l'egoismo, quando interviene l'egoismo, è come se avessimo preparato un'ottima pietanza, veramente gustosa, e poi ci spargessimo sopra cenere o terra. Sciupiamo completamente tutto. Non importa quanto ci siamo impegnati,
per fare quella cosa, ma poi se ci buttiamo sopra cenere, che avremmo fatto? Possiamo buttarlo via. No matter how much work we have put into doing something, but then if this ego element comes into play, then it's like throwing it away. Therefore, let's be humble. Whatever we do, never consider that I am the doer. No, I am the instrument. You're not the doer. I'm not the doer. Quindi, qualsiasi cosa facciamo, cerchiamo sempre di essere umili. Noi non siamo gli artefici. Noi siamo gli strumenti. Everything is done through us, not by us. Tutto è fatto tramite noi, attraverso di noi, non da noi. So humility, on the other hand, beautifies everything. Per cui l'umiltà, d'altro canto, abbellisce tutto. You may do something which is not very well done, but if you do it with humility, with a sense of gratitude, then it's beautiful anyway, it's excellent. Voi magari potete fare qualcosa che non è veramente ben fatto, ma se l'avete fatto con umiltà, con gratitudine, allora quella cosa sarà comunque eccellente, sarà bella. Ma potete fare la cosa più eccellente con ego e arroganza, e allora sarà disgustosa. But you can do the most wonderful thing. But if you do it with arrogance and with ego, that is the most disgusting something that comes. So on the path, it's very good to be humble. If you're humble, we suffer less. Or we don't suffer at all. But if you are full of ego, by any means we want to assert ourselves, then we suffer ourselves and we make other people suffer also. Se facciamo cose con umiltà, qualsiasi cosa facciamo, se la facciamo con umiltà, staremo bene noi, saranno bene anche le persone con cui interagiamo. Ma se facciamo la cosa più fantastica, con egoismo, con arroganza, allora soffriremo noi e faremo soffrire anche gli altri. Cross the ocean of fire in the company of the sadhu. Attraversate l'oceano di fuoco nella compagnia del sadhu. Going through life, it's a bit like going through fire. Can be very much burning. Life. So go through life in the company of a sadhu, of a holy man, of a master, of a sadguru. Everything will be better, everything will be easier. Quindi attraversate il fuoco nella compagnia del sadhu. La vita è un po' come attraversare il fuoco. Ci sono tante situazioni che veramente scottano e bruciano. Quindi passate la vita, se volete passarci attraverso con la meno sofferenza possibile, nella compagnia dell'uomo di Dio. Questo renderà tutto più facile. Because where there is the presence of God, everything runs more smoothly. Perché laddove c'è la presenza sacra di Dio, tutto scorre in modo più armonioso. Tutto diventa più facile. Everything becomes easier. So don't go through life by yourself. Especially don't go through the spiritual life, spiritual quest, by yourself. Quindi non attraversate la vita da voi stessi, da soli. Attraversatela associandovi a un maestro. Questo renderà tutto più facile. E specialmente la via spirituale, non percorretela da soli. Associatevi a un maestro.
Maulana Rumi used to say, on this path, do not walk alone. You will run into troubles. Seek the company of the holy man. Maulana Rumi diceva, in questo sentiero, non t'avventurare da solo. Ti metterai nei guai. Cerca la compagnia di un uomo di Dio. Collect the wealth of God and feel yourself. Nanak bows down to the perfect Guru. Accumulate la ricchezza di Dio e colmatevi. Nanak si inchina al perfetto maestro vivente. That's how this song ends. So let's go through life by gathering the wealth of God, by gathering all these very excellent good qualities. All those good teachings that the Master gives in satsang, let's make them part and parcel of our life. Quindi cerchiamo di passare attraverso la vita, cercando di accumulare tutta questa ricchezza di buone, ottime qualità psicologiche e pratiche di vita. Cerchiamo di trasformarci da terra in oro. Let's try to transform ourselves from earth into gold. Maulana Rumi says, O man, travel from yourself within yourself, because by taking such a journey, the earth becomes the purest gold. Maulana Rumi dice, O uomo, viaggia da te stesso in te stesso, poiché compiendo un tale viaggio, la terra diventa l'oro più puro. So this is the metamorphosis from the man into the superman. Per cui questa è la metamorfosi dall'uomo ordinario all'uomo, al superuomo, l'uomo eccellente, the excellent man. Man who has all the good qualities which make his life fulfilled, happy, and also the life of people around him or her. Quindi queste qualità eccellenti che rendono la nostra vita felice, completa, e non solo. Rende felice anche la vita delle persone che ci stanno attorno. It's nice, isn't it? Let's take advantage of this life and make it into something good, excellent, beautiful, fantastic. Quindi avvantaggiamoci di questa vita, di questa opportunità di rendere la nostra vita eccellente, straordinaria, fantastica. We don't want to live an ordinary life. We want to have a special life. With so many God's blessings. Non vogliamo una vita ordinaria, vogliamo una vita straordinaria, con tante benedizioni divine. So let's do a spiritual practice. Let's improve, let's grow. Let's apply the teachings of the Master into our life. Quindi cerchiamo di seguire la via, di fare la nostra pratica. Cerchiamo di applicare nella nostra vita gli insegnamenti del Maestro. Let it be that the teachings of the Master, of these many words that the Masters keep uttering for us, do not stay just empty there, unapplied into our life.
have to be applied in our life. Quindi non facciamo che tutte queste parole dei maestri, tutti questi insegnamenti eccellenti rimangano lì campati per aria, ma cerchiamo di applicarli nella nostra vita, facciamone uso per beneficiarne, per migliorare noi stessi, per essere felici. So, dear ones, I am very happy to have spent this time with all those who were connected live, those who may watch later. I love you all. I hope you're all fine. I am trying to be fine. I'm getting old by and by, but I'm still fit and fine. I do lots of work here at the ashram, especially during this time in which nobody can come to help in any way. I do all the work. If you come and see the ashram, it's excellent. Everything is well taken care of. I make a very beautiful vegetable garden. And I think it's very nice. Everything is very nice. Quindi vi ringrazio per aver ascoltato questo satsang. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero che stiate bene. Io sto bene. Qua tutto va avanti in modo tranquillo e sereno, tutto ben curato, e anche se nessuno viene a darmi una mano, tuttavia se venite qui vedrete che tutto a posto, tutto tenuto benissimo. Faccio un orto straordinario e sono contento di quello che faccio. Per me questo è servizio alla vita e al mio maestro. For me what I do is service to life and to my master. For me, it's taking care, serving in this ashram, doing my seva here. It's service to my sadgurus. So, thank you for listening. I love you all. I bow down to you all. Just be happy. Always happy, no matter what. Quindi vi ringrazio, vi saluto, vi voglio bene a tutti. Mi inchino a voi. Siate felici, non importa che accada, siate comunque felici.